L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Associazione. E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, Carmen Zammataro, in collegamento Skype audio la dottoressa Michela Kwan, biologa responsabile lab ricerca senza animali. Grazie di essere con noi all'ornitorinco, benvenuta. Grazie a voi dell'invito. Grazie. Un sondaggio internazionale commissionato dalla coalizione Cruelty Free Europe, di cui l'AV è rappresentante per l'Italia, ha evidenziato come 3/4 dei cittadini europei pensino che l'Unione Europea debba fissare obiettivi e scadenze vincolanti per arrivare all'eliminazione della sperimentazione sugli animali. Dottoressa Kwan, il fatto che il 75% degli europei pensi che questo genere di sperimentazione vada abbandonata sta a significare che l'opinione pubblica è maturata rispetto al passato, che è più cosciente, insomma? Sì, diciamo che negli anni la sensibilità verso quelle che sono delle problematiche etiche sicuramente è, per fortuna, in aumento. Però nel mondo della sperimentazione animale, o detta più in maniera trasparente vivisezione, anche se è una parola che non riusciamo più tanto ad accettare, ma sì, che purtroppo sì, è ancora attuale. È vero, si usava di più nel passato. Esatto, ma è assolutamente attuale perché le procedure autorizzate sono sempre su animali vivi e purtroppo molto spesso coscienti, e sono procedure particolarmente invasive. In ogni caso i cittadini, sia italiani che europei, sono sempre stati fortemente contrari alla vivisezione. Le statistiche e i sondaggi hanno sempre mostrato una netta maggioranza di cittadini che vogliono una ricerca senza animali. Chiaramente più andiamo avanti con gli anni, più questa deve essere una priorità per tutta la comunità europea e per tutti i governi che rappresentano questi cittadini. Non è più possibile accettare che, a fronte dello sviluppo dei metodi alternativi e quindi una ricerca che è sicuramente più valida, più veloce e più predittiva rispetto ai modelli animali, cose scientificamente riconosciute e chiaramente consultabili anche attraverso delle ricerche recenti, non è più possibile accettare che il modello animale sia così presente sia in Italia che a livello europeo. Ricordo che le ultime statistiche della Comunità Europea hanno dimostrato 30 milioni di esperimenti su cavie e addirittura una statistica annua di più di 12 milioni di animali soltanto in Europa. Statistiche che comprendono animali non solo utilizzati ma soprattutto uccisi, quindi non c'è tutto e soltanto il dolore legato alla procedura, il dolore legato alla stabulazione, cioè al mantenimento all'interno dei laboratori, ma addirittura la soppressione alla fine dell'esperimento. Questo non è più possibile accettarlo, sicuramente dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista scientifico. I metodi alternativi sono una priorità per tutta l'Europa dal punto di vista legislativo, quindi di obbligo, da moltissimo tempo, sicuramente dalla direttiva del 2010. Siamo nel 2020 e ancora fatichiamo a vedere riconosciuta la validità dei metodi alternativi in un momento di emergenza sanitaria e di attenzione da parte dell'opinione pubblica verso quella che è la ricerca. Noi ci aspettiamo molto di più dalle istituzioni che ci rappresentano. Certo. Dottoressa, il mondo sta vivendo proprio un momento di grande promozione proprio della ricerca innovativa alla luce dell'emergenza Covid-19, e quindi la ricerca basata sulla sperimentazione animale è quanto mai obsoleta. Possiamo spiegare ancora meglio i motivi perché bisogna dare priorità ai finanziamenti per la ricerca innovativa senza animali? Certo, il modello animale è un modello che scientificamente non è mai stato validato, e questo già mostra il grosso limite. È un modello che si è diffuso alla fine dell'Ottocento, siamo un millennio e passa dopo, certo. E quindi non ci si, diciamo che l'uomo ha investito e ha sviluppato tantissimo nella comunicazione, nella informatica, pensiamo nella genetica. Non è possibile ancora utilizzare un modello che era diffuso alla fine dell'Ottocento, non è realistico fare questa cosa, e chiaramente l'errore, quindi il fallimento,
si ripercuote nel fatto che oltre il 95% dei test preclinici, cioè sugli animali, non trovano poi traslazione quando si arriva all'uomo. Questo è un dispendio non solo di vite e di dolore, ma anche economico e di finanziamenti che cade puntualmente nel vuoto. Allora, in un mondo che ha bisogno di investire nella ricerca e in uno Stato come l'Italia che piange economicamente per la difficoltà economica in cui chiaramente ci trovavamo e ancora di più ci troviamo adesso, bisogna trovare l'impegno concreto in una pianificazione che possa dare realmente le gambe allo sviluppo di questi metodi, che sono gli unici competitivi per il futuro, gli unici che garantiscono non solo un movimento etico, ma soprattutto dei posti di lavoro in giovani ricercatori che non sono costretti ad andare all'estero per imparare e porsi su un piano competitivo anche come conoscenza, ma rifacciamo un'Italia che sia leader dei metodi alternativi e leader della ricerca come è sempre stata, tanto che abbiamo le università più antiche del mondo. Certo. Quindi, dottoressa, nel mondo della vivisezione tanto dolore, dolore per gli animali, ma anche dolore per le persone, perché non si riesce ad avere la ricerca, quella che effettivamente potrebbe curare in maniera più concreta le malattie. Esatto, cioè se noi continuiamo a finanziare un modello che fallisce in oltre il 95% dei casi, cioè praticamente sempre, oltre a delle sperimentazioni estremamente invasive sull'animale, che ricordo non è un insetto, ma quando parliamo di statistiche questi sono sempre animali vertebrati adulti, spesso sono topi, ratti, ma anche cani, scimmie, non c'è limite al tipo di specie che io posso utilizzare, ma non c'è neanche limite al dolore che io posso far patire all'animale, quindi gli animali possono essere coscienti senza anestesia, subire ustioni, prelievi, cuciture, suture, trapianti di organi, stimolazioni elettriche profonde, asportazioni di parte del cranio, quindi sono tipi di veramente scene che appartengono un po' agli anni 70 che invece purtroppo sono ancora attuali, ma dall'altra parte l'altra cavia che paga lo stesso prezzo è chiaramente l'uomo, sì, tutto ciò sì, che sì, viene sperimentato sull'animale, proprio perché non predittivo e sicuro, viene poi risperimentato sull'uomo, uomo che attende una cura che troppo spesso non arriva, anche parenti di malati che sono vicino a delle persone e che faticano ad accettare una ricerca che troppo spesso fallisce, e questo non era accettabile negli anni 50, ma ancora di meno lo è adesso, soprattutto a fronte di una direttiva europea, di una legge che vede la promozione e l'investimento in modelli human based, quindi modelli senza animali, una priorità assoluta. Certo. Dottoressa, ma allora quali sono i motivi presumibili, diciamo così, per cui le richieste di abbandonare la sperimentazione sugli animali ormai fatte da tanti anni a questa parte non hanno finora trovato ascolto nel mondo della ricerca e nel mondo delle istituzioni? Ma purtroppo i motivi sono molteplici e spesso anche concatenati. L'uomo fatica ad accettare il cambiamento, lo sappiamo da tantissimi esempi, tra cui che per secoli si è accettato e continuava a difendere che la Terra fosse piatta, e ancora oggi purtroppo c'è chi sostiene questa cosa. Quindi l'uomo fatica ad accettare il cambiamento culturale, si è sempre fatto così, e quindi perché deve essere sbagliato? In più ci sono degli enormi interessi economici, il lobby vivisettori è molto potente, e quindi vediamo ancora oggi quanto attraverso i media e i giornali si crei l'accettazione passiva del modello animale come un male necessario. Noi ogni giorno leggiamo sui giornali che grazie a dei topolini, grazie a delle scimmiette, quindi si usano questi vezzeggiativi che non fanno che edulcorare la pillola, sì, sì, sì.
ci saranno delle nuove scoperte, si guarirà dal cancro, si guarirà dalla depressione, dagli abusi di droghe, e poi puntualmente questi esperimenti cadono nel vuoto e quindi si fa abituare il lettore a quello che è un male necessario. E purtroppo chi ha le mani in pasta, quindi chi lavora con gli animali, ha il potere di riempire i giornali dicendo quando questo modello sia necessario. Però le statistiche parlano chiaro, i risultati scientifici, le pubblicazioni parlano chiaro, la legge parla chiaro, quindi purtroppo viene dato voce troppo spesso a chi ha tanto potere. Il fatto di promuovere i metodi alternativi ed evidenziare i limiti del modello animale non è una posizione animalista. Anche chi difende i diritti dell'uomo, chi difende i diritti del pianeta, dovrebbe essere al nostro fianco per portare avanti questa battaglia. Certo. Dottoressa, quali sono i metodi alternativi? I metodi alternativi sono tanti e ricordo che l'Italia ha il vanto, purtroppo spesso non riconosciuto, di ospitare l'ECVAM, che è il Centro Europeo di Validazione dei Metodi Alternativi, e appunto perché i metodi alternativi vengono validati mentre il modello animale non subisce questa, perché non è riproducibile e quindi c'è un limite intrinseco. Se io metto in commercio un test, ad esempio nel caso della cosmesi, questo ha completamente soppiantato gli animali e chi ha seguito negli ultimi anni le nostre battaglie ne è stato anche testimone. Una volta si utilizzava il classico coniglio, si metteva la Sì, sostanza nell'occhio purtroppo e sì. poi si vedeva la reazione. Questo ha un limite legato al fatto che ogni coniglio reagisce in maniera diversa, oltre al fatto che il coniglio non ha film lacrimale, è un'altra Non è specie, una quindi sono persona, tutti limiti insomma, sì. legati al fatto che chiaramente un coniglio non è un uomo, penso che anche un bambino di 2 anni si renda conto della differenza. E in più c'era una interpretazione del dato soggettiva dell'operatore e quindi c'era un limite intrinseco per il fatto che l'operatore può stabilire se è più o meno corrosivo, più o meno nocivo in base a una sua opinione. La scienza non può essere un'opinione, deve essere una certezza, soprattutto se uno immette sul mercato una sostanza che viene distribuita a milioni di cittadini. Nel momento in cui è stato creato e poi anche venduto un sistema in vitro che ha ricostruito in maniera in vitro appunto la cornea, come l'epiderme umana che è tipicamente testatificata, si va a vedere in maniera oggettiva se quella sostanza è corrosiva attraverso una scala di colorazione o una scala di un altro tipo di parametro. Sì, E sì. quindi l'operatore non ha un'indicazione soggettiva, ma può dire ok, scala 3. E questo è un modo statistico, affidabile, veloce e predittivo per dire ok, per l'uomo questa sostanza è tossica o no. Non Certo. osservare la reazione di un coniglio. Certo, non servono Esatto. opinioni, ma dati scientifici certi. È chiaro. Oltretutto, quando io utilizzo un animale, io vado a vedere l'effetto finale che fa questa sostanza. Non ho nessuna indicazione sulle vie di metabolizzazione o vie interne che fa quella sostanza lì. Mentre attraverso quelli che sono diciamo, i metodi alternativi, che vanno sempre interpretati con un approccio integrato. Non è il cane o la cavia o il coniglio, sta in un rapporto uno a uno al metodo alternativo. Io posso avere un approccio integrato che può essere un metodo computazionale, uno studio che va a vedere gli organi target, i tessuti target, una ricostruzione in vitro di quella che può essere un'epidermide o un'altra parte di tessuto, una ricostruzione su DNA, su chip, che va a Sì, vedere sì. l'interazione e la modifica attraverso uno scorrere di questi fluidi della sostanza sui dei tessuti bersaglio. Quindi io posso integrare tanti approcci diversi e poi interpolare il dato e vedere qual è la sicurezza finale, cosa che sull'animale non posso fare oltretutto, e quindi deve esserci un approccio molto più complesso. In Italia esistono vari laboratori che lavorano in questo senso, non trovano tanto voce e la LAV infatti da anni finanzia delle borse di studio, dei posti di lavoro per poter dare risalto a questa realtà italiana che purtroppo è ancora considerata una scienza di serie B. Certo. Dottoressa Michela Kwan, la palla adesso passa ai leader europei, ai leader nazionali, il ministro della Salute Speranza, per quanto
riguarda l'Italia. Dovranno fare le scelte politiche opportune che vadano incontro ai desiderata dell'opinione pubblica europea, ma anche e soprattutto vadano incontro a queste conquiste di cui lei ci ha parlato, le conquiste più attuali della scienza, che prendono a riferimento modalità non cruente di ricerca ed escludono la sperimentazione sugli animali. Insomma, adesso ci sono delle nuove battaglie da affrontare in qualche modo. Esatto, noi eravamo riusciti, diciamo, a ottenere l'anno scorso l'investimento di 6 milioni di euro per i prossimi 3 anni nella ricerca in questo settore, e quindi confermiamo e rafforziamo l'appello a Speranza perché ci siano dei piani concreti, delle procedure per individuare dei progetti per appunto mettere a punto questa spesa. Certo. Bene, allora per i nostri ascoltatori, maggiori info sul sito lav.it, il podcast di questo programma si può scaricare da rvsroma.it. In collegamento Skype audio con noi è stata la dottoressa Michela Quan, biologa responsabile Lav Ricerca Senza Animali. Grazie mille, dottoressa, a risentirla. Grazie a voi. Grazie. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Associazione.